Ciao, sono Giulio, vi do il benvenuto nel mio canale. Oggi vi mostro un casco per bici che ho acquistato su Amazon. Io finora ho utilizzato un vecchio casco che ormai ha superato i 20 anni e direi che si è tutto consumato internamente, non ci sono mai cascato, però ormai ha raggiunto la sua vita tecnica. Infatti ve lo faccio anche vedere. Eccolo qua, l'avevo acquistato a Napoli, mi pare nel 97-98. Ludi Project. Era un bel casco, comprato in negozio perché comunque all'epoca negozi online non ce ne stavano, internet era poco conosciuto e quindi è ancora bello come casco. Dovrei rifare tutti gli interni. Si potrebbe anche fare. Comunque mi è anche sempre stato un pochino grandicello, era proprio il minimo, partiva da una base di 57 e io porto 56-57 e quindi diciamo era stretto sempre al massimo. A questo punto ho deciso di acquistarne uno nuovo. Dopo aver girato su Amazon per qualche giorno per cercare il casco migliore, a livello sia di prezzo che di peso e di dimensioni, ho trovato questo. Questo casco può essere indossato da circa una 56 e mezzo, quasi 57, a una 61 di misura. Qui c'è la rotellina appunto per stringere e allargare. Ovviamente quando arriva bisogna regolare tutto, perché magari sono troppo lunghi. C'è anche questa sotto mentoniera, diciamo, da qui si regola tutto e poi si nasconde. È molto comodo, rimane molto piccolo, come potete vedere, rispetto ad altri caschi. In più ci sono anche questi occhiali a calamita. Sono molto comodi, funzionano bene e con una sola mano, generalmente, anche in movimento, si riescono a togliere e ricollegare sopra con le calamite. E quindi se non c'è più il sole o dà fastidio, o se volete usare degli occhiali magari meno scuri, potete tranquillamente utilizzare i vostri. Eventualmente ho visto che su Amazon ne vendono altri di questi, anche più chiari se non mi sbaglio, o anche solo bianchi, cioè trasparenti. Non so quanto valga la pena comprarli, però eventualmente può essere una soluzione. Dentro gli interni si possono tranquillamente togliere, eventualmente per lavarli. Sono tutti a screcce. Quindi ci sono la parte questa che va sulla testa e sui fianchi. In tutto sono tre pezzi che si possono smontare, un quarto qua finale. Quindi uno, due, tre e il quarto qui dietro la nuca. Ovviamente ho detto questo va da circa 56 a 61, quasi 62, è un large. Dovrebbero esserci altre misure, però eventualmente quando andate ad acquistare controllate se c'è solo questa misura o ce ne sono altre. Questo colore è titanio nero, ma ce ne sono di diverso colore. In più adesso, proprio in questo momento che sto facendo il video, si è abbassato il prezzo, è in offerta sui 31 euro, altrimenti il prezzo normale è sui 40, 38, 39, 40. Nella scatola con questo casco c'è anche una confezione a busta, una specie di zainetto per poter portarsi dietro il casco in caso lasciano la bici da qualche parte. Di questo casco della stessa marca esistono modelli che hanno anche un LED che si può togliere e ricaricare con USB. Io ho preferito questo
semplicemente perché è comunque un po' più leggero rispetto a quello. E poi non penso di aver bisogno di un altro LED. Ho già quello della bici, sì, in eventualità quello si scarica, però è difficile che vado di notte. E questo è il casco che ho comprato per me. Dato che anche mio figlio serviva un caschetto, il suo non gli andava più, e quindi ho deciso di comprarne un altro. Non uguale a questo perché non c'era la taglia per lui, perché lui sta tra i 54 e i 56 più o meno. E quindi sono andato a controllare su Amazon e ho trovato un casco che mi è costato meno, pare sui 20 euro. E comunque è una buona fattura. Sembra più un casco da skate, però si può utilizzare per tutto, dalla bicicletta a skate, monopattino. È un bel casco. Per i bambini, secondo me, è ottimo, comunque per le teste piccole. Questa è una M, ma da quello che ricordo c'era solo questa di misura in vendita su Amazon, perché questo è molto solido, non ha occhialetti particolari o altro, ma è comodissimo. E qui la rotellina per poter regolare, veramente è comodo ed è compatto, veramente un bel casco. Per una ventina di euro è ottimo. Anche questa è la stessa cosa, lo dovete regolare nella maniera giusta. Qui c'è una sottomentonita, chiamiamola così, mentonera stare più comodi e per chiudere appunto la regolazione. Qui anche qui si possono togliere i vari inserti, cioè sta 1, 2, 3 e 4, sono fatti in maniera diversa e probabilmente persino più comodo di quello mio. In più, in questo hanno messo nella confezione degli scratch adesivi di riserva, che sono molto comodi, devo dire. Nell'eventualità si dovessero perdere, lo faccio vedere tutti e due. Ecco qua. Questo è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione. Mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Se volete vedere altri video, andate a controllare nel mio canale. Ho diversificato diverse playlist che si suddividono nella bicicletta elettrica, che può essere i bike mood, e altre informazioni che do sulle bici, ma poi anche tutorial, recensioni su elettrodomestici, diverse news, meccanica, motori. A me piace fare un po' di tutto, quindi nel mio canale troverete tutto quello che amo fare. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.